Ben ritrovati a tutti, amici della tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Io sono Don Mauro Polesello, presbitero della diocesi di Vittorio Veneto. Attualmente sono padre spirituale della comunità giovanile del seminario e collaboratore dell'unità pastorale Vittorio Nord. E oggi riprendiamo il nostro cammino sulle orme del Maestro. Mercoledì 27 dicembre festeggiamo San Giovanni Apostolo ed Evangelista. È evidente in ogni caso, ecco, il clima natalizio che avvolge questa festa. La presenza nell'ottava di Natale delle feste di Santo Stefano, di San Giovanni e domani dei Santi Innocenti, martiri, ha origini molto antiche. Il Medioevo vide in questi santi il corteo d'onore di Cristo bambino, li chiamò Comites Christi, seguito di Cristo, cioè questi santi sono i più vicini nel percorso terreno di Gesù e i primi a rendergli testimonianza con il martirio. Ci prepariamo all'ascolto della parola di Dio con una invocazione del Cardinal Carlo Maria Martini, che si rivolge a Maria oltretutto con il titolo di Madre di Dio, preparandoci in questo modo alla solennità ormai prossima. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, aiutaci a resistere alle tentazioni di stanchezza e di negligenza. Aiutaci a trovare la gioia della preghiera continua. Ottienici di poter fissare i nostri occhi sul tuo Figlio Gesù, di amarlo come lo hai amato tu, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Fa che i nostri affetti e i nostri pensieri si lascino dirigere verso di lui per essere una cosa sola con Gesù e in lui con il Padre per la grazia dello Spirito Santo. Amen. Il Vangelo di oggi ci proietta un po' nella Pasqua, si tratta infatti di Giovanni, capitolo 20, versetti dal 2 all'8. Lo ascoltiamo. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Dopo la corsa e il preoccupato annuncio di Maria, il discepolo amato, che la tradizione identifica appunto con Giovanni, lui e Pietro corrono per verificare quanto è stato loro riportato da Maria. Il primo però corre più veloce del secondo, e allora fisicamente sì, lo sappiamo, lo si immagina Giovanni più giovane di Pietro, ma il suo arrivare prima è questione di legami forti più che di gambe forti. Giunge per prima alle cose che riguardano Gesù, infatti, non giunge prima in generale, ecco, ma giunge prima a tutto quello che riguarda il Signore, in forza del suo legame con Gesù. Giovanni era ai piedi della croce, pure lì era andato più avanti di Pietro, che era stato fermato dal canto del gallo. Anche dopo questo episodio, al momento della pesca miracolosa, Giovanni lo precederà nel riconoscere il Signore. Quindi Giovanni e Pietro sono due personaggi speculari, sono ruoli, missioni diverse nella Chiesa, ma
ma forse è ancora più importante riconoscere che sono entrambi personaggi in cui rispecchiarci tutti. Tutti noi abbiamo dentro un Giovanni e un Pietro. Tutti noi siamo un po' l'uno e un po' l'altro. Nei confronti del Signore siamo un po' amanti e un po' fragili nell'amore. Un po' desideriamo davvero credere, credere fino in fondo con tutto noi stessi e un po' a volte, pur vedendo i segni, non abbandoniamo i nostri ragionevoli dubbi. Mi domando se il Signore, oltre che segni della sua risurrezione, non abbia lasciato e continui a lasciare attorno a noi segni della sua nascita. Oggi, infatti, siamo in una giornata che è a poca distanza dal Natale. È nato grazie al sì di qualcuno che ha creduto il Signore Gesù. È nato nel nascondimento, è nato in un contesto certamente non ricco ed agiato. Mi domando se siamo capaci di cogliere i segni della sua nascita, del suo passaggio in mezzo a noi, nelle persone che continuano a mettere in pratica il Vangelo con semplicità nell'ordinarietà, come Maria, magari accostandoci con amore a qualche situazione di sofferenza e disagio, come era un luogo probabilmente un po' appunto disagiato, il luogo della nascita di Gesù. Ecco, possiamo vedere pure lì, in un contesto ideale per accogliere il Salvatore che vuole continuare a nascere in mezzo alla nostra umanità, che attende una consolazione e una salvezza. Concludiamo riascoltando l'antifona d'ingresso molto bella prevista nella liturgia della messa odierna. Questi è Giovanni, che nella cena posò il capo sul petto del Signore, apostolo beato che conobbe i segreti del cielo e diffuse nel mondo intero le parole della vita. E ora ci salutiamo con la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vediamo domani.